Amici sportivi, buonasera, ben trovati, prima puntata di questo 2018, sono ripartiti tutti i campionati dilettanti dalla terza categoria alla Serie D. Questa sera ci concentreremo in maniera particolare sul campionato di Serie D e lo faremo con due ospiti che ringrazio sin da adesso, il presidente del Ghidiborgo, Fabrizio Nieri. Buonasera presidente. Buonasera. E accanto a lui uno dei nuovi volti del Ghidiborgo, Niccolò Marcellusi, centrocampista. Buonasera Niccolò. Buonasera. Nuovi acquisti perché, lo diciamo subito, il Ghidiborgo, così come tante altre squadre di Serie D, era atteso, lo sappiamo, ha già cambiato diversi elementi. Cercheremo di capire dal presidente Fabrizio Nieri che cosa è successo in queste settimane che ci hanno separato dalla pausa fino ad adesso. Rivediamo intanto quello che è successo nell'ultimo weekend, nell'ultima domenica. In Serie D si è giocata la 18ª giornata, l'Albissola che batte il San Donato 1-0, il Ponzacco 2-0 sul campo dell'Argentina, poi Ligorna-Massese 1-0, Montecatini-Lavagnese 1-1, Real Forte-Querceta, finale Ligure 1-0, Real Forte è l'unica squadra della provincia di Lucca che ha conquistato i tre punti, Rignanese-Savona 2-1, Scandicci-Ghidiborgo 2-2, Sestri-Levante-Seravezza 1-0, Viareggio-Sanremo 2-4. La classifica: Ponzacco in testa a quota 40, Sanremo 39, Viareggio 33, Real Forte 32, Massese 30, Seravezza 29 e poi via via tutte le altre. Il Ghidiborgo sale a quota 22 nella parte bassa, Montecatini 11, Scandicci 9 e Argentina 5. Dispiace un po' perché insomma lo Scandicci era penultimo in classifica, ma probabilmente la squadra che è stata vista ieri in campo non vale il penultimo posto, ma lo chiederò ai miei ospiti. Prima però direi, presidente, prima di parlare della partita di questo ultimo turno, ciò che è successo in casa Ghidiborgo, un mercato, avevate promesso, piuttosto attivo, con 5 cessioni e 6 nuovi acquisti. Se ne sono andati Cannella e Leon, i due portieri, l'attaccante Biagio Pagano, il centrocampista Jacopo Zagaglioni e poi il difensore Marco Villagatti. Sono arrivati, come dicevamo, in 6: il difensore Andrea Brizzi, il centrale difensivo Valerio Giordani, il centrocampista Bernardo Masini, il centrocampista Daniele Gemignani e poi il portiere Alessandro Signorini e il centrocampista Niccolò Marcellusi, che appunto abbiamo il piacere di avere ospiti qua questa sera. Tanti movimenti, presidente. Avete un pochino rivoluzionato la rosa? Possiamo dire così oppure no? Ma proprio rivoluzionata non direi. Rispetto allo scorso anno siamo stati molto più... Sì, è vero, l'anno scorso cambiaste tutto quanto. No, diciamo che parecchie squadre durante il mercato invernale fanno dei cambiamenti. È normale, è prassi normale. Noi abbiamo pensato anche di ringiovanire un po' il gruppo, perché poi è un obiettivo che rimane fin dall'inizio, è sempre stato quello di avere una squadra che punti un po' su un gruppo di giovani. Ovviamente non è possibile avere una rosa estremamente giovane, perché senza giocatori d'esperienza, però oggi l'età media della squadra si è notevolmente abbassata e tutti i giocatori, in particolare Niccolò, ma anche gli altri che sono arrivati, sono giocatori sui 20, 22, 23 anni, quindi un po' l'obiettivo è quello di aver ringiovanito, cercando di ritrovare la continuità e l'entusiasmo delle ultime giornate che comunque ci hanno fatto un pochino respirare. Oggi cerchiamo di vedere se riusciamo a trovare un po' di continuità per uscire definitivamente dai bassi fondi e toglierci qualche soddisfazione. Niccolò, classe 99, quindi 18-19 anni, insomma. 18. 18. Per lui, 19 un quanto dicembre, manca ancora? No, dicembre? Fatti da poco. Allora, c'è ancora tempo. Quasi un 2000. Per fare 19 anni. Sei cresciuto nelle giovanili del Massa, della, sì, Massese. Della Massese. Poi Tau Calcio. Poi l'anno scorso sono andato a Prato e ho fatto il campionato Beretti e quest'anno, a inizio anno, sono andato a Massa, sono tornato a casa. Però poi ho giocato poco, quindi ora a gennaio sono venuto qui a Chivizzano. Hai deciso di sposare la causa Ghidiborgo, però il tuo cartellino è dell'Inter. Sì. Quindi sei un nero azzurro, eh? Ma se non ricordo male, no, ne parlavamo prima di andare in onda, ovviamente anche un po' merito
di Fabrizio Neri quando era al Tao Calcio, questo tuo passaggio all'Inter. Sì, sì, era Fabrizio il presidente del Tao, quindi mi ci ha portato lui a Milano e mi ha fatto lui sposare i colori nerazzurri. Senti, ovviamente ci vuole un po', no, di fare esperienza prima magari di avere anche una chance attraverso l'Inter con squadre di professionisti. Non ti eri trovato bene a Massa, una sola presenza, per qualche motivo insomma non eri quasi mai sceso in campo. Il Viborgo è proprio l'occasione un po' per riscattarsi, per farsi rivedere. Che cosa era successo? Niente, sono andato là con prospettive diverse, poi però ci sono stati i cambi anche di giocatori. Mm-hmm. La quota è stata utilizzata, io essendo un centrocampista non sono stato utilizzato, è stata utilizzata la quota come terzino destro. Quindi io e anche altri miei compagni giovani abbiamo giocato poco e quindi spero ora di rimediare questa stagione che è partita male. Che tipo di centrocampista sei? Un po' per presentarti a chi ci sta guardando, anche se poi in questa domenica hai già esordito, qualcuno insomma ha già potuto vederti all'opera. Sì, io sono un centrocampista, faccio sia la mezzala destra ma anche sinistra, mm-hmm. un centrocampista però più offensivo. Però posso giocare anche sull'esterno, cioè sono abbastanza duttile, diciamo. Chi l'ha voluto, Nicolò? In parte te, in parte il direttore sportivo? Io ovviamente avevo il vantaggio di averlo visto giocare nel Tau e poi successivamente siamo andati anche a vederlo giocare lo scorso anno qualche partita. L'allenatore lo conosceva, l'ha visto giocare 15 volte. Ah. Era una richiesta che aveva già fatto nel mese d'estate, tant'è che ci fu già un incontro con lui per valutare questa possibilità. Poi sinceramente lui ci fece capire che sta a 100 metri o poco più dallo stadio, certo, di massa, sarebbe certo, stato un sacrificio, certo. Poi loro ovviamente avevano fatto tutta la trattativa facendoli vivere l'opportunità di giocare di più e quindi poi come sappiamo purtroppo bene, insomma, la Massese è una società ambiziosa, lo è anche il Viborgo, ma sappiamo per blasone che vorrebbe lasciare il prima possibile la Serie D. Diciamo che le squadre strutturate che hanno una piazza importante ed hanno l'obiettivo unico di vincere il campionato o comunque di arrivare nelle prime posizioni e lottare fino alla fine costruiscono generalmente delle squadre considerando i giovani come quote obbligatorie, non fanno un ragionamento di qualità, secondo me estrema. Secondo me personalmente non ci dovrebbe essere questa distinzione così attenta delle quote. Noi ieri avevamo un campo 3,99, mm-hmm. quindi non è che non vi risparmiamo. Oltre i 97 e i 98, se un ragazzo è bravo, ovviamente un ragazzo che viene da un campionato di Beretti come lui ha delle difficoltà oggettive di inserimento in termini di forza, di poi lo potrebbe dire senz'altro meglio lui. Da un punto di vista tecnico, certo, sicuramente a volte sono anche più bravi di giocatori più blasonati, poi hanno difficoltà perché fanno degli allenamenti completamente diversi e poi sappiamo le manca la forza, le manca l'aspetto proprio fisico. Questi sono campionati molto duri, molto fisici, campionati che sono cresciuti anche dal punto di vista fisico negli ultimi anni, perché molti giocatori sono scesi dalla Serie C, dalla Lega Pro fino in Serie D dopo la riforma dei campionati, quindi insomma è normale che poi il tasso anche atletico si sia alzato. Qui vediamo delle immagini di repertorio perché appunto non eravamo in questa domenica dietro al Viborgo a Scandicci, ma già ve lo dico, cresce l'attesa e cresce chiaramente le aspettative in vista invece della partita di domenica, proprio il derby fra Viborgo e Viareggio, ma ne parleremo più avanti. Prima dicevo forse un po' di rammarico perché lo Scandicci era penultimo in classifica, tutti si aspettavano una vittoria. Alla fin fine che squadra avete visto, Fabrizio? Poi lo chiedo anche a Nicolò. Allora, per come è andata la partita dal punto di vista degli episodi, alla fine potremmo anche ritenerci moderatamente soddisfatti. Per come è andata la prestazione e l'andamento della partita, assolutamente no, perché la partita l'abbiamo fatta noi dal primo minuto, siamo andati sotto su degli episodi, due calci d'angolo, di cui il secondo addirittura è entrato direttamente in porta con insomma, un episodio un po' mezzo infortunio, mm-hmm. e loro non hanno mai tirato in porta, abbiamo praticamente giocato tutta la partita o quasi nella metà campo avversaria, abbiamo avuto diverse occasioni, non proprio clamorose, in fondo sì, anche clamorose,
abbiamo rischiato però di perdere anche la partita, per cui ci accontentiamo. Devo dire che lo Scandicci non è lo Scandicci delle settimane precedenti, che aveva 10 giocatori, ha acquistato 10 giocatori nuovi, tra cui due attaccanti, di cui uno l'anno scorso ha fatto 19 gol in Serie D ed era a Prato. L'obiettivo è quello, insomma, di mantenere la categoria. La squadra loro ci provano. Comunque è stata rinforzata parecchio, poi vediamo se riusciranno a uscire dai bassi fondi, però non è la squadra delle ultime domeniche. Nicolò, ti faccio una domanda, poi fra poco andiamo in pubblicità. Come hai trovato il gruppo Ghibiborgo? Perché tutti i ragazzi che sono venuti qua sin dall'inizio, ovviamente l'allenatore parla come mister, quindi dice no, che il gruppo c'è, però lo chiede a te come giocatore. Ecco, come hai trovato l'ambiente? No, è un bel gruppo, mi hanno subito accolto molto bene e sono contento di far parte di questa squadra. E penso che sia una squadra anche forte, che può toglierci delle soddisfazioni. Quindi sono contento e spero già da domenica di poter portare a casa insieme alla squadra i 3 punti. Dal punto di vista tattico, come mette in campo la squadra del mister? Ecco, lui ti voleva, no? Ha detto Fabrizio Nieri. Quindi poi come gioca lui va bene per il tuo modo di essere? Giochiamo con il 4-3-1-2, quindi cioè, posso fare sia la mezzala che il trequartista, quindi... Okay. Penso che vada più che bene. Ci vai bene, insomma, sei il tassello giusto. Una breve pausa e poi ripartiamo guardando le immagini del Viareggio sconfitto allo stadio dei Pini dalla Sanremese. Viareggio che appunto domenica sarà a Bagni di Lucca per questo derby molto atteso. Ci vediamo fra pochi secondi. Seconda parte di trasmissione insieme al presidente del Ghibiborgo Fabrizio Nieri, al centrocampista della squadra biancorossa Nicolò Marcellusi, arrivato da pochi giorni in casa Ghibiborgo. Ripartiamo dal Viareggio. Viareggio che sarà fra l'altro l'avversario del Ghibiborgo domenica, partita molto attesa allo stadio dei Pini contro la Sanremese. Dobbiamo dirlo, uno stadio dei Pini le cui condizioni del terreno di gioco sono a dir poco disastrose, più sabbia che altro, anche i quotidiani questa mattina lo hanno specificato, ma si vede bene dalle immagini, più una partita di beach soccer, hanno detto alcuni, che una partita di calcio, però insomma alla fine le emozioni non sono mancate, addirittura 6 gol la vittoria della Sanremese per 4-2. Insomma, la Sanremese è una delle squadre più quotate per la vittoria del campionato. Può darsi che questa ripartenza nel 2018, 4-2 a Viareggio, sia un bel segnale per tutti quanti. Alla fine si stanno dimostrando anche questo avvio come la squadra che vuole vincere il campionato. Presidente, parto da te. Quello sicuramente loro, senza mezze parole, l'hanno... praticamente fin dalla prima giornata hanno dichiarato che l'obiettivo è quello di vincere il campionato, ma hanno una squadra molto, molto forte, molto, tra l'altro sono stati parecchio rinforzati. Secondo me, secondo i nostri addetti ai lavori, è la squadra che ha più possibilità, anche se ovviamente il campionato è equilibrato, c'è questo Ponzacco che continua a vincere, che è una squadra solida e se non sono lì, quindi se la giocheranno e probabilmente qualche altra squadra si potrebbe inserire. Ha stupito un po' anche me la sconfitta della Massese, perché credevo che con questa squadra rinforzata potessero comunque ripartire con i 3 punti. E c'è questa continuità del Forte dei Marmi, anche se è tardato. Sì, dopo ne parliamo, assolutamente. Vince tutte, quindi... insomma, c'è di squadre, bel campionato. Venturi, a proposito della Sanremese, quando era qua, me lo ricordo bene la frase: la Sanremese è la Juventus, secondo me, del campionato. Lui ha sempre puntato qualcosa in più sulla Sanremese rispetto anche alle altre. Nicolò, la tua opinione, visto che insomma, quando giocavi nella Massese le hai viste, Sanremese e Viareggio, il Viareggio che magari affronterete domenica, che squadre sono? Anche secondo me la Sanremese è la favorita per vincere il campionato, anche se ci sono altre. Poi quando sono stato a Massa so il clima com'è a Massa, anche loro vogliono vincere il campionato. Ora hanno perso 1-0, però non molleranno fino alla fine. Però penso che la Sanremese abbia qualcosa in più delle altre, anche se, come ha detto il presidente, il campionato è aperto a tutte, insomma. Certo, comunque insomma le squadre
che all'inizio della stagione si sono dichiarate, no, come quelle che volevano puntare al titolo, le altre un po' si sono nascoste nonostante siano lì, no? Il Viareggio continua a dire che non vuole vincere il campionato, non è per vincerlo, il Ponzacco idem, insomma quelle che invece sono un pochino più blasonate sicuramente avranno qualche elemento. C'è stata la sorpresa del Savona, che era una delle pretendenti a che ieri ha perso. E beh, chiaramente poi succede anche, no, che quelle favorite poi invece non fanno sbagliano come dovrebbero. L'annata. Sì. Parlavi di Real Forte Querceta, allora vediamo qualche immagine anche di Real Forte Querceta, l'unica della nostra provincia a vincere, 1-0 contro il finale Ligure, poi ascolteremo anche le parole di mister Buglio. Real Forte Querceta, insomma, che è riuscito a conquistare la vittoria grazie ad un gol di Borgobello al 27esimo del primo tempo contro il finale Ligure, una squadra, insomma, che sta alternando risultati positivi a risultati meno positivi. È sempre comunque un pochino difficile, nonostante uno abbia lavorato, magari si sia anche preparato atleticamente, è sempre un pochino difficile per tutti ripartire dopo la sosta, Nicolò, è così? Sì, dopo la sosta, dopo Natale e Capodanno è sempre difficile, è normale, ci sono le feste, ci si allena anche di meno, quindi sì, è sempre molto difficile, però se uno vuole fare il calciatore deve fare anche dei sacrifici e quindi deve ripartire subito, anche perché il campionato rinizia subito e non fa sconti a nessuno. Io direi che la prima giornata dopo la sosta può essere anche ancora presa con il beneficio del dubbio, nel senso squadre che hanno perso potrebbero essere incappate nella classica ripartenza infelice. Real Forte invece, appunto, ci è riuscita 1-0, anche se a fine partita probabilmente c'era un po', qui intanto vediamo proprio l'espulsione dello stesso Borgobello. Lo stesso allenatore Buglio, insomma, non era soddisfatto in pieno della prestazione perché qualcosa è mancato. Allora, ringrazio Marco Cervelli in regia, direi di ascoltare l'intervista con Francesco Buglio, che commenta il risultato e anche il futuro del Real Forte Querceta. L'esperienza mi dice sempre che quando si riparte ci sono delle difficoltà, si rompe il ritmo delle partite della settimana e quindi è difficile. Questa è stata una vittoria importante contro una squadra che sapevo che aveva qualità, soprattutto davanti ma anche in mezzo e dietro, e una classifica bugiarda quella del finale, e l'hanno dimostrato oggi, che è una squadra tosta, strutturata e anche tecnica. Quasi meglio in 10 che in 11, condivide? No. Abbiamo giocato col cuore quando siamo rimasti in 10, abbiamo messo sacrificio, abbiamo messo corsa, però è chiaro che si sono rotti gli equilibri nostri, quindi però i ragazzi sono stati bravi a bloccare tutte le iniziative della squadra avversaria. Nel finale c'è stato anche lo spazio per chiuderla e soffrire meno nel recupero. Ma se non l'abbiamo chiusa vuol dire che sono stati bravi gli avversari. Noi era importante fare il risultato, ci siamo riusciti e quindi penseremo alla prossima, che è sicuramente quella più difficile di tutti. E l'obiettivo di questo Forte dei Marmi? È continuare a lavorare, continuare a cercare di fare il risultato e continuare la striscia positiva. Noi non abbiamo ambizione di arrivare ai primi, noi abbiamo ambizione di fare bene e poi alla fine guarderemo quello che succede. Ma c'è una squadra che in tutta Italia ne sta parlando, che è il Ponzacco. Non ha mai perso, ha sempre vinto e quindi bisogna fargli i complimenti. Insomma, quindi Buglio, ancora con i piedi per terra, dice vediamo quello che ci riserva il futuro del campionato. Una piccola parentesi sul campionato di eccellenza: con la 18esima giornata il Castelnuovo riparte con un pareggio 0-0 contro il Poggi Bonzi, una delle squadre che insomma ha fatto meglio nella prima parte di stagione, dunque un pareggio prezioso. La Cuoiopelli vince 1-0 sul campo dell'Atletico Cenaia e rimane al comando. Il San Gimignano, che fra le squadre che si sono comportate meglio nell'avvio di stagione, vince 3-0 contro la Larcianese. Vediamo anche la classifica, appunto: Cuoiopelli 41, San Gimignano 37, Grosseto 36,
Grosseto che ovviamente vuole scalare ancora la classifica, bloccato dalla Portuale sul 2-2. Il Castelnuovo è ancora lì nella zona calda, pericolosa della classifica a quota 20, ma lo vedete, la classifica è cortissima, dunque l'obiettivo è quello di riaccorciare. Poi cercheremo di avere qua nei nostri studi Gino Tazzioli il prima possibile, perché insomma è un allenatore sicuramente d'esperienza e il Castelnuovo si è affidato a lui per ripartire, per conquistare la salvezza, una salvezza tranquilla. A proposito del campionato di Serie D e anche della ripartenza, abbiamo una foto del Brindisi, perché prima diceva Nicolò, ma durante le vacanze insomma, possiamo anche un po' distrarci. Avete fatto un Brindisi, Presidente, nei giorni scorsi, anche con una torta, questo Brindisi organizzato da Marco Scaltritti, no? Sì. È un modo per stare insieme, no? Ovviamente avete cercato di unire ancora di più il gruppo, il 5 gennaio, sono qui poco qualche giorno fa, prima dell'Epifania. Sì, è un'abitudine che fino ad oggi ha portato anche abbastanza fortuna. Ah ok, via, c'è un po' di scaramanzia. No, poi creare anche un clima amichevole, insomma, è chiaro che noi abbiamo una struttura societaria che tendenzialmente vuol creare questo clima familiare per facilitare anche il gruppo, no? Oggi si parla tanto sempre di gruppo, di squadra, quindi anche le sfumature, gli aspetti che circondano il rettangolo di gioco sono sempre importanti. Mm-hmm. Cioè far sentire anche ai giocatori, insomma, che ci sono i dirigenti, c'è la società e che comunque c'è la passione. Cerchiamo nel nostro piccolo di trasmettere anche a loro che non sono abbandonati a se stessi, con l'allenatore, con i loro tecnici intorno al campo, ma che c'è tutto un clima di persone che sono i loro primi tifosi. Nicolò, tu che insomma sei cresciuto nella Massese e poi nel Tau Calcio, com'è stata poi l'esperienza di essere visto e tesserato dall'Inter? È una bella esperienza, quando sono andato su, che mi ha portato il presidente, è stata una bellissima esperienza. E ho fatto degli allenamenti con loro e si vede proprio che è un altro calcio e sono orgoglioso di essere arrivato lì, però non ho ancora fatto niente, la strada è molto lunga e c'è da restare con i piedi per terra e lavorare, poi vedremo se quest'anno riuscirò a fare qualcosa di positivo. Chiaramente bisogna mettersi in evidenza, no? Cioè fare un buon campionato di Serie D, poi magari rimanere al Gviborgo il prossimo anno ancora meglio, oppure speri già poi magari a fine stagione una chiamata da una società? Non lo so, non mi sono prefissato questi degli obiettivi. Mm-hmm. Ora lavoro giornata per giornata, poi vedremo a fine dell'anno cosa sarà. Sei un po' svantaggiato col fatto di aver giocato poco, ti accorgi di dover recuperare un po' fisicamente? Un po' sì, sono un po' giocando davvero poco, poi un po' si sente, infatti ora sono stato un po' fermo, devo recuperare, poi spero che il mister mi dia la possibilità di mettermi in mostra. Quanto hai giocato però ieri? Ieri 15 minuti, comunque. Hai messo proprio il tuo cartellino, hai timbrato il cartellino, no, insomma, nella giornata. Però è entrato che eravamo sotto. Abbiamo fatto gol. Appunto, quindi pareggiato. Un pochino di equilibri sei riuscito a spostarli, anche se ci si aspetta tantissimo. Una breve pausa, poi torniamo insieme ancora ai miei ospiti, parleremo del campionato di promozione, ci sono le immagini del bel derby, bellissimo derby fra Vorno e Lammaria, fra poco. Ultima parte di trasmissione, questa sera in compagnia del presidente del Gviborgo Fabrizio Nieri, del centrocampista biancorosso Niccolò Marcellusi, arrivato da pochi giorni al Gviborgo, cresciuto nelle giovanili della Massese e poi del Tau Calcio, cartellino dell'Inter, dopo un avvio di stagione alla Massese ha deciso di sposare il progetto Gviborgo. Ma prima di tornare a parlare con loro, parentesi sul campionato di promozione, abbiamo qualche riflesso filmato del derby di Capannori fra Vorno e Lammari in questa ripartenza del campionato, quindicesima giornata, un derby davvero ricco di gol. Vedremo in queste immagini gol di Viviani, eccolo qua, del Vorno, questo qui no, è il gol del Lammari infatti, poi Udi e Gatto,
poi segneranno anche Bonfigli, Biggi e Battaglia, quindi davvero un bellissimo scontro fra queste due squadre, alla fine la vittoria del Vorno per 4-3, adesso a più 9 sul Camaiore. Commentavamo prima di andare in onda durante la pubblicità con il presidente Nieri, a parte la conoscenza dei due allenatori, da una parte Cardella, dall'altra ovviamente mister Fracassi, ci sono anche alcuni giocatori che giocano nel Vorno, presidente, che una volta erano nel Tau, no? Quindi insomma un pochino sì. Lo sguardo anche nei campionati inferiori lo dai. Barbaro ed Esteban, tra l'altro erano due ragazzi molto interessanti, uh-huh. E hanno giocato anche un po' in Serie D. Sono due ragazzi del 98 molto bravi, secondo me possono giocare tranquillamente anche forse categorie superiori, magari con un pochino più di esperienza. Tutti si aspettavano in questo campionato le prestazioni positive, magari subito una ripartenza, una risalita di squadre come Camaiore e Pietrasanta, e invece il Vorno sta facendo benissimo, come vi dicevo, a più 9 da Camaiore e Villa Basilica, insomma davvero ha tante possibilità di vincere il campionato e dunque salire direttamente in eccellenza. Sarebbe una bella soddisfazione per la squadra capannorese. Torniamo ai miei ospiti, torniamo quindi a parlare del Ghibiborgo. Sicuramente il 2018, presidente, sarà un anno importante perché finalmente avrete lo stadio, il nuovo campo di Ghibizzano, no? Possiamo dirlo che sarà uno degli elementi più importanti del 2018, di questo nuovo anno? Ah, di sicuro, senz'altro sarà l'obiettivo principale, ovviamente dando per scontato di riuscire a mantenere la categoria, perché beh, certo. Se così non fosse sarebbe un problema non indifferente, però questo è un obiettivo che la società sta percorrendo ormai da 2 anni e credo insomma che alle soglie, alla fine insomma, di questo campionato potremo apprezzare la bontà della struttura, che come sapete è una struttura che in Serie D dovrebbe essere senz'altro di rilievo, no? Perché parliamo di una struttura di, insomma, di uno stadio di quasi 1000 posti a sedere, con un campo in sintetico che in provincia di Lucca latita, no? A vedersi, perché solo mi sembra un po' in Versilia, giusto al Topascio, ha una struttura in sintetico, e poi ovviamente tutti gli annessi e connessi, cioè ristorazione eccetera, è stato creato apposta per poter poi avere anche quello che si chiede sempre nel calcio, di avere parallelamente insomma delle attività che portino, aiutino la sostenibilità della squadra, perché oggi insomma è stato detto in più occasioni da anni che le società di calcio soffrono e quindi hanno necessità di trovare degli sbocchi diversi, e noi siamo andati in questa direzione. Una è questa, una è il progetto sportivo di valorizzazione dei giovani, certo. Che è più lento, ci vuole più tempo, soprattutto Serie D, dove ci sono società che non hanno la cultura del settore giovanile e ancora oggi sono quasi obbligate ad acquisire giovani da società di prima fascia, professionistiche, spesso dirottati da procuratori e quindi con difficoltà poi anche di indovinare sempre le scelte. L'operazione invece di Niccolò, no? È diversa ovviamente, che lui ha il cartellino dell'Inter, ma quindi lui è dell'Inter. L'Inter, che come probabilmente anche altre società italiane, ha tanti giocatori, soprattutto giovani promettenti in questa maniera. Sì. Tu lo sai bene, insomma, sì, no? Sì. Avendo fatto tanti anni al Tau Calcio, sai un po' come funziona. Sì, perché sì. Avere ragazzi come Niccolò Tesserati? No, perché l'Inter, questo era il motivo principale per cui noi fummo all'epoca orgogliosi, parlo noi al tempo quando ero al Tau Calcio, era quello di avere trovato una società ovviamente leader, ma anche che fosse una società che veramente aveva creato un progetto sportivo basato sul settore giovanile. Poi si potrebbe dire che è in contraddizione poi con la costruzione della prima squadra, ma non sta a me ovviamente, evidentemente poi il passaggio alla prima squadra è più complicato. È un po' più complicato, però loro devo dire che hanno una continuità di persone che lavorano da anni, io li ho conosciute tutti, da 5-6 anni, sono sempre le stesse persone,
molto brave, molto qualificate ed hanno questa attenzione al settore giovanile, hanno moltissimi ragazzi come lui, moltissimi, si parla di decine di ragazzi che magari non trovano immediatamente spazio nel settore giovanile anche per motivi logistici, perché tendenzialmente si cerca sempre nella possibilità di scegliere in regione, no? Parlo dei ragazzi più piccoli, poi quando sono più grandi di meno. E ci sono tanti ragazzi come lui che sono in prestito, però sono sotto controllo. Io ho parlato con Giavardi, responsabile del settore giovanile, quando c'è stato il trasferimento suo a Natale, lui sapeva tutto di Niccolò, lo seguiva e tra l'altro mi ha anche ribadito che è un ragazzo che è molto considerato, che conosce il calcio e che loro sperano che cresca. Ovviamente deve fare esperienza, come lui per prima sa, assolutamente, ma anche i ragazzi giocare, stessi, chiaro, dell'Inter che fanno la primavera non è che vanno a giocare subito in prima squadra, poi vanno magari a giocare in Serie D, quindi alla fine il percorso è fuori Milano, ma è lo stesso. Sì, sì, infatti, appunto. Bisogna... Poi ci sono altri che partono meglio e poi si perdono, altri che partono con più difficoltà e poi crescono. Ecco perché hanno un ampio raggio, che i giovani cambiano continuamente, poi purtroppo ci sono gli infortuni, la testa, certo, tanti fattori. Nicolò, confermaci il fatto che passare dalla Berretti, no? Lo scorso anno hai giocato nella Berretti, nel Prato, ed avete vinto il campionato, giusto? Sì. Alla Serie D già hai visto la differenza? Sì, un altro campionato, poi lì ti confronti solo con giocatori della tua età, mentre invece nel campionato di Serie D, ma anche nelle categorie superiori o inferiori, comunque ti confronti con i grandi e quindi puoi imparare molto. Infatti anch'io, anche se comunque a Massa ho giocato poco, come esperienza da una parte mi è servita, perché ho imparato molto anche dai più vecchi, tra virgolette. Sì, sì. E quindi cioè, la Serie D, come le altre categorie, servono sempre per migliorare. Insomma, ora Biagio Pagano è andato via, però è rimasto per esempio Di Paola, un esempio, insomma, sono giocatori comunque con grande esperienza a proposito del Givi-Borgo. Parliamo un po' del derby in programma domenica, abbiamo gli ultimi 3 minuti e mezzo, chiaramente l'appello è quello di andare allo stadio, arriveranno tanti tifosi da Viareggio e tanti tifosi dalla Valle del Serchio per vedere questo derby fra Givi-Borgo e Viareggio, appunto. Che partita vi aspettate? Parti te, vai presidente. Difficile, però noi ci dobbiamo rifare della scoppola dell'andata. Questa partita di andata spesso è stata citata qua nei nostri studi. No, la partita è rimasta un c'è po'. C'è stata una squadra sola in campo, anche se i miei non se lo vogliono sentire dire, però bisogna essere anche un po' obiettivi. È stata una sconfitta netta, forse un po' esagerato il risultato, però hanno vinto meritatamente, hanno dimostrato in quel momento di essere più in palla di noi. Noi eravamo ancora all'inizio con una squadra, anche loro però avevano una squadra molto rinnovata, per cui non cerchiamo alibi. Stavolta i nostri li vedo molto più in salute. Io ieri ho visto un'ottima partita, a volte si guarda il risultato, anzi sempre si guarda il risultato. La prestazione a me è piaciuta molto, ho visto una squadra sicura di sé, che teneva il campo, ha fatto molto possesso di palla, pochi errori tecnici, ho visto girare finalmente 3-4 passaggi di fila, cosa che nelle ultime partite si faceva fatica a fare, abbiamo creato delle occasioni da gol. Io credo che i nostri ragazzi faranno soffrire il Viareggio domenica. Chiaramente comincerete a preparare la partita in questi giorni. Nicolò, se ci state seguendo in prima battuta su Noi TV, è lunedì sera, quindi insomma comincerete da domani, no? Sì. Che partita ti aspetti, cioè, avendo visto anche il Viareggio? Sì, Viareggio è una partita sicuramente difficile, poi loro hanno perso anche domenica, quindi vorranno sicuramente riscattarsi, però anche noi, che abbiamo conquistato solo un punto, però meritavamo sicuramente di più, perché avevamo preso 2 gol su calcio piazzato, poi loro, a parte una parata del nostro portiere, non hanno fatto più tiri in porta, noi meritavamo sicuramente di più, quindi sarà una partita dura, anche perché non possiamo permetterci di perdere altri punti, anche se comunque il Viareggio è una bella squadra, quindi... Assolutamente, nel campo di casa, a parte ora contro la Sanremese, poi le condizioni erano quelle che erano, dà sempre qualcosa di più, per questo gioco ampio sulle fasce, gli piace molto fraseggiare, ma insomma vediamo
Bagni di Luca comunque non è un campo. In queste settimane in che condizioni è, Presidente? Così così. Insomma. E allora forse è quasi meglio per il Ghiviborgo. Vediamo il quadro completo della 19ª giornata. Finale Ligure Montecatini, Ghiviborgo Viareggio, la Bagnese Sestri Levante, poi la Massese che ospita la Rignanese e poi questo scontro davvero interessante, così come quello fra Ghiviborgo e Viareggio, fra Ponzacco e Real Forte Querceta, davvero partita molto molto interessante, San Donato Ligorna, Savona Argentina, Seravezza Scandicci e Sanremo Albissola. Direi che oltre alla vostra, l'altra partita interessante, siete d'accordo, Ponzacco e Real Forte? Sì, sì. Poi noi, mi sembra che la settimana successiva affronteremo il Forte dei Marmi. Sì. Ah, ok. Quindi avete un tour de force iniziale. Se doveste fare un pronostico, più Ponzacco o più Real? Dai, sbilanciati, Presidente. In casa gioca il Ponzacco, per cui dovrebbe avere qualche chance in più. Però il Forte dei Marmi non prende gol. Sì. Squadra ostica, sta facendo bene. Anche un pareggio. Anche un pareggio. Essere. E ne approfitta la Sanremese contro l'Albissola. Niccolò, sei d'accordo? Qualcosa sì, in più? Sono d'accordo, però sarà una partita bellissima, quindi non c'è pronostico, diciamo. Voi però, mi raccomando, faccio l'appello, insomma, andate a vedere Ghiviborgo allo stadio di Bagni di Lucca. Abbiamo esaurito il nostro tempo, io ringrazio il presidente Fabrizio Nieri, ringrazio, faccio un grandissimo in bocca al lupo a Niccolò Marcellusi, davvero, in bocca grazie al lupo Niccolò. E chiaramente noi saremo a riprendere la partita, ve la trasmetteremo poi il lunedì stesso come sapete, insomma, su Noi TV, quindi potrete anche rivederla, però voi andate allo stadio e insomma, poi lunedì la commenteremo insieme questo bel derby. Grazie regia a Marco Cervelli, ci vediamo la prossima settimana, buon proseguimento.